settimana dedicata al 28esimo Pinocchio sugli sci all'Abetone, per 6 giorni, da lunedì 22 a sabato 27 marzo, nella località toscana si sono confrontati più di 1800 piccoli atleti, di cui 300 provenienti da 40 diversi paesi. Oltre alle principali nazioni alpine, erano presenti delegazioni da India, Libano, Brasile e Nuova Zelanda, passando dalla Turchia e dal Giappone. Il Pinocchio, come vuole la tradizione, parte con le finali nazionali, alle quali partecipano piccoli atleti che si sono conquistati la qualificazione nelle selezioni regionali in programma in tutta Italia. Il giorno d'apertura è stata protagonista dunque la categoria baby, con 350 concorrenti impegnati in una gara di slalom gigante. Fra i maschi si è imposto Tommaso Saccardi, mentre fra le femmine la vittoria è andata a Martina Piaggio. Nella seconda giornata sono scesi in campo 376 concorrenti della categoria cuccioli, con la vittoria di Giovanni Zazzaro e di Lara Della Mea. Mercoledì 24 si sono svolte le finali delle categorie ragazzi e allievi, per un totale di 800 partecipanti. In palio questa volta non c'erano solo i podi tricolori, ma anche le qualificazioni alle finali internazionali dei giorni successivi. I più veloci sono stati Mattia Trulla e Laura Pirovano tra i ragazzi e Imersola ed Edoardo Longo tra gli allievi. Nella giornata di mercoledì ci sono stati anche i festeggiamenti per i 90 anni di Celina Seghi, icona dello sci abetonese e madrina del Pinocchio. Per l'occasione era stato organizzato il parallelo dei campioni, in cui hanno gareggiato 8 atleti, 4 maschi e 4 femmine. Questo evento nell'evento, sto parallelo di grandi campioni che vogliono festeggiare un po' il Pinocchio, ma quanto di più importante i 90 anni di Celina, la nostra madrina ormai da 28 anni. Come potevamo lasciare inosservato un compleanno così importante? È stato molto bello essere invitati qua giù, dove ho passato una bellissima infanzia, ho fatto anch'io la Pinocchietta e con Celina ci siamo trovate tante volte e sono felice di essere anch'io parte dei festeggiamenti. Al termine della gara sono risultati i vincitori Walter Girardi e Morena Gallizio. Presenti anche Werner Peratoner, Christian Ghedina, Mirko De Florian tra i maschi, Alessandra Merlin, Lara Magoni e la slovena Urska Rovat tra le donne. La premiazione, che si è svolta davanti alla scritta a caratteri infuocati «Viva il 28esimo Pinocchio, Celina Seghi 90», esposta sulla pista, è stata davvero toccante ed è stata seguita da fuochi d'artificio e una fiaccolata dei maestri di sci. Sono 28 mi pare quest'anno, no? E sono madrina di 28, anzi le prime volte andavo a fare tutte le selezioni di qua e di là perché lo conoscessero, eccetera. Certamente se non avessi fatto lo sci, se non fossi nata all'Abetone e avessi fatto lo sci, forse da un musicista mi sarebbe piaciuto entrare nella musica, perché a me piace molto. Infatti mi piace suonare la fisarmonica, un po' il piano, ma per conto mio, non mi esibisco. Giovedì 25 è stata, come di consueto, una giornata di pausa delle gare, ma non degli eventi celebrativi del Pinocchio. Infatti nel pomeriggio si è svolta la tradizionale sfilata nella piazza dell'Abetone, davanti a un folto pubblico. Ed eccoci ora a venerdì 26 marzo con la prova di slalom valida per le finali internazionali del Pinocchio.
Ottima la prova dei piccoli italiani che hanno portato a casa nel complesso 2 ori e 1 argento. Si sono classificati i primi Claudia Bonacci per i Children 1, così come Edoardo Longo per la categoria Children 2, mentre Federico Tomasoni ha conquistato il secondo posto tra i Children 1, giungendo alle spalle del bulgaro Albert Popov, risultato alla fine il più veloce. Grande, bellissimo, poi al primo anno ci sono passati internazionali, quindi mi sono responsabile. Poi anche oggi prima, seconda e terza, quindi è sempre tanto, secondo me. Bisogna accontentarsi sempre. Sabato 27 è stato il giorno del gran finale, nonostante che il maltempo continuasse ad imperversare con vento e nevicate abbondanti sullo stadio di slalom dove si svolgeva il gigante. Ancora una volta sono stati molti successi italiani, in particolare nella categoria Children 1 femminile, dove il podio è stato tutto azzurro. La più veloce al traguardo è risultata infatti Laura Pirovano, seguita da Claudia Bonacci, terza Elisa Fornari. Tra i maschi, vittoria di Alessandro Giannotti e ancora di Edoardo Longo. La gara è stata fantastica, veramente. Sono soprattutto contenta di avere anche tutto il podio con le mie compagne italiane. Sono molto contenta oltretutto di aver vinto, perché non me l'aspettavo io. Soprattutto nella prima manche non l'ho fatta come avrei voluto, e infatti ero quarto con un secondo di svantaggio, e tra l'altro mi ero anche fatto male un dito. La seconda manche ho usato la testa e sono andato bene. Per quanto riguarda la classifica per nazioni, al primo posto troviamo l'Italia con ben 249 punti, seguita dall'Austria con 125 e dalla Svizzera con 83 punti. Qui come sempre l'organizzazione è ottima, la pista anche molto adatta per il discorso degli allievi e dei ragazzi, anche tecnicamente. Direi che ormai è diventata un'occasione, direi, principale della stagione. Col Topolino anche il Pinocchio ha assunto questo livello internazionale, e anche un buon test per i nostri giovani. Nel mondo dello sci giovanile c'è molto fermento nelle categorie allievi e ragazzi. Chiaramente le difficoltà diventano quando si va nelle categorie superiori con le gare internazionali nella categoria giovani. È un problema che l'hanno un po' tutte le nazioni, la crisi sicuramente non aiuta il settore giovanile, e anche per questo che la federazione sta cercando di incentivare il più possibile un lavoro tecnico nella categoria giovani. I giovani ci sono, dobbiamo cercare veramente di un po' coccolarli e portarli su più in fretta possibile. Un grande risultato, insomma, per la squadra italiana, che evidenzia ancora di più come il Pinocchio costituisca un appuntamento sportivo importantissimo nel panorama internazionale. Ce l'abbiamo fatta anche quest'anno e alla grande, abbiamo fatto dal punto di vista agonistico e d'accoglienza un ottimo successo, ma in particolar modo la parte tecnica sulle piste sono rimasti tutti entusiasti, e sicuramente come tutti gli anni abbiamo dato dimostrazione, i nostri tecnici e chi lavora sulle piste ha dato una dimostrazione di grande professionalità. Per quello che riguarda l'amministrazione comunale, ha fatto la sua parte, ha messo su questa tensa struttura che servirà anche per i prossimi campionati italiani allievi ragazzi, in cui cominceranno lunedì prossimo. Questi saranno molto impegnativi perché ci saranno delle discipline veloci come il Super G. Abbiamo ricevuto i complimenti da tutte le squadre, cominciando dall'Austria, all'Italia, ma in particolar modo alle squadre che sono venuti per vincere. Qui partiamo da lontano, la Betone ha una grande tradizione dal punto di vista agonistico e dal punto di vista, diciamo, professionale per queste manifestazioni. E noi cerchiamo sempre di dare il massimo e tutti ce lo riconoscano, che il massimo lo diamo.